Buongiorno a tutti, benvenuti alla diciassettesima puntata di Labyrinth, la guerra al terrorismo, il podcast che parla proprio della guerra al terrore dal 2001 ai giorni nostri e di quello che è successo nell'area mediorientale, nordafricana e anche un po' Asia centrale e dintorni, dal 2001 ai nostri giorni. e Siamo arrivati a parlare di alcune, alcuni elementi molto, molto importanti. Che Succedono in particolare, diciamo, nel 2000, iniziano nel 2005, ma si protrarranno anche negli anni successivi. E stiamo parlando un po' delle, degli eventi che, pur essendo probabilmente in uno dei periodi peggiori, perché davvero il periodo 2005-2006 è stato uno dei periodi peggiori per la lotta al terrorismo, per quello che succedeva in Iraq soprattutto e non solo, eh, ma che poi hanno costruito delle dinamiche. Eh, che sono proseguite anche in direzioni differenti, ma cercheremo assieme, assieme di, di scoprirlo eh, Vi avevo dato qualche piccolo indizio su quello che avremmo detto oggi, la volta scorsa eh, A livello di gioco, perché vi ricordo continuiamo a usare come linea guida il gioco Labyrinth della GMT Games Come linea guida, come... Sistema per seguire gli eventi eh, di quel periodo e mostrare anche la capacità di poter utilizzare proprio un gioco per fare anche didattica anche su temi così complessi come la guerra al terrorismo. Eh, siamo arrivati al momento in cui toccava ai jihadisti parlare e giocare, e siamo appunto nel 2005 e vi avevo dato due indizi: una persona se ne andrà, una persona arriverà. Un po' simillino, eh, qualcosa vi avevo preannunciato, ma iniziamo proprio a vederlo perché si apriranno alcuni scenari piuttosto, piuttosto importanti. Ehm, la prima carta che viene giocata dai jihadisti ci farà proprio vedere la persona che se ne va. La carta è la carta, se non mi sbaglio, la 64, Ariri killed, Ariri ucciso. Chi è Ariri? Hariri è, è un personaggio libanese, eh, stiamo parlando di Rafi Kariri, ex primo ministro eh, del Libano, sunnita, viene ucciso in questo periodo, in circostanze eh, piuttosto in un attentato, viene ucciso di fatto, ma non è ben chiaro chi sia stato il colpevole, ma gran parte del mondo, e anche una buona parte dell'opinione pubblica libanese è convinto che si tratti. Comunque di elementi legati ai servizi segreti siriani. Il processo sull'assassinio di Ariri durerà anni, si è concluso, pensate, pochi mesi fa, pochissimi mesi fa. Stiamo parlando del, 2000, eh, del 2020 e questo omicidio è successo nel 2005, quindi 15 anni di attesa. Eh, con un, una sentenza che di fatto. Eh, diciamo così dà un po' ragione a tutti hm? non accusa pubblicamente Siria e anche Hezbollah i suoi alleati ma di fatto è come se lo facesse cerca un po' di salvare capre cavoli perché una condanna troppo forte di certi elementi poi rischierebbe di creare dei problemi eccessivi al Libano forse i giudici non vogliono arrivare a una sentenza di questo tipo ma diciamo rende abbastanza chiaro anche chi è stato davvero il mandante in ogni caso, eh, nonostante questa cosa sia poi discussa moltissimo negli anni, di fatto eh, la colpa viene attribuita quasi subito ai servizi segreti siriani o ad Hezbollah comunque su richiesta iraniano-siriana. Iran e Siria sono alleati in questo periodo, eh, ma soprattutto è una eh, situazione che riapre una fase di profonda crisi nel Libano. Un Libano che, come abbiamo già detto, è stato, eh, ha dovuto sopportare guerre civili molto lunghe e di nuovo in questo periodo si riapre una nuova fase di grande instabilità e di grande tensione interna. Eh, C'è anche un elemento, se volete, favorevole a quello che è il futuro del Libano, perché il Libano in quel momento è ancora quasi una sorta di stato cliente della Siria. La Siria ha forze militari in Libano fino ai tempi della guerra, della fine della guerra contro Israele negli anni Ottanta, eh, ecco, in seguito alle rivolte popolari col, per la morte di Hariri, che era molto amato, eh, il suo figlio, tra l'altro, Sadi, ehm, quasi sta per prenderne il posto, poi in realtà Sadi Hariri avrà una storia abbastanza complicata, eh, però, e non sempre particolarmente brillante, eh, però di fatto stiamo parlando di una figura molto popolare che viene assassinata, la colpa viene data ai siriani che non gradivano anche il posizionamento di Ariri più verso l'Occidente, più verso gli avversari storici della Siria, muore Ariri. La protesta popolare di fatto costringe la Siria a ritirare. Le truppe dal Libano, e il Libano di fatto, quindi, perde questa sorta di appunto quasi occupazione siriana, almeno in alcune, in alcune aree. E questo, come ho detto, però, apre tutta una fase di instabilità politica, anche con molti attentati, saranno parecchi attentati dal 2005 in poi. Eh, in Libano moriranno parecchie persone, eh, Sbollah cercherà anche di prendere il potere a livello politico e eh, con i suoi alleati politici, ci sarà l'opposizione, i governi cadranno spesso, situazione molto complicata, comunque di in grande instabilità. Eh, ma soprattutto dal 2005 più o meno anche in Siria si vedrà la vera faccia del regime qualcuno dirà ma come non si capiva che la Siria era una dittatura certo la Siria era una dittatura ma nel 2000 aveva preso il potere eh, l'attuale presidente Bashar al-Assad uno dei figli di Hafez al-Assad eh, e negli anni 2000, inizio degli anni 2000 in realtà Qualche speranza che il figlio potesse non essere come il padre c'era. Aveva iniziato a fare qualche apertura riformista, si parlava addirittura di primavera di Damasco, un termine che spesso si usa, magari non sempre giustamente per indicare il termine primavera, per indicare delle sorte di aperture politiche, delle speranze di ricambio politico, eh, ma nel 2005, attorno al 2005, comunque si vede che tutto questo in realtà era illusorio. Il regime ristringe le maglie contro l'opposizione e di fatto Bashar al-Assad si dimostra esattamente come il padre, e vedremo che questo avrà poi conseguenze molto serie quando andremo verso le famosissime ormai le cito tutte le volte: primavere arabe. Fatto sta che però. Come ho detto, Hariri viene ucciso e la situazione in Libia no, precipita. La carta di fatto rappresenta questo, e chiede di testare il Libano, il Libano è già stato testato, in realtà probabilmente va, Sto chiedendo se va ritestato, ma secondo me no in questo caso, eh, è per perché è già stato testato, peraltro secondo me anche narrativamente ci sta che il Libano rimanga pur neutral, governance debole e neutrale. Ma soprattutto in Siria, la Siria va... Spostata verso avversario e già lo è e la sua governance deve essere ridotta di un livello e in questo caso passa da eco come era prima a eh, debole mm? non può però andare a governo islamico. Eh, cosa rappresenta questo? Rappresenta che in realtà la Siria rimane con un governo, un, una situazione interna difficile. Che da un lato un po' stride, se volete, con l'idea che abbiamo nella realtà di una Siria che sembrava molto coesa, ma in realtà coesa non lo era, e tra qualche anno si vedrà quanto questa mancanza di coesione avrà un peso, eh, e quindi ci sta anche che abbia questa governance debole, che sicuramente comunque serve anche a livello di gioco a rinforzare la difficoltà poi dello statunitense di agire in una Siria che si sta chiudendo nei confronti dell'Occidente. La carta viene eh, rimossa dal gioco. La seconda, la seconda carta. Ehm, la seconda carta eh, jihadista che usiamo è una carta che in realtà. Ehm, ci sta comunque anche per introdurre un altro concetto, abbastanza brevemente, la carta che, è quella che si chiama jihadist videos, video jihadisti. Ehm, per citare un elemento che non è tipico in realtà del 2005, c'è cioè fin dall'inizio della questione del terrorismo e diventerà sempre più importante, il fatto che i terroristi ovviamente utilizzano il, ogni media possibile per cercare di eh, spargere la propria ideologia. La spargono a livello di ehm, diffusione delle tecniche mh? per addestrare anche a distanza potenziali o eh, aspiranti jihadisti o terroristi. Serve per mandare e spargere i sermoni e i messaggi anche di reclutamento eh, dei. Ehm... Dei loro predicatori serve anche per farsi pubblicità, come abbiamo detto, mostrare gli effetti dei propri attentati, delle proprie opere e quindi dimostrarsi forti rispetto alla, alla, agli, agli avversari una no, dinamica che è, è, è rimasta simile anche poi negli anni successivi fino, a, fino ai giorni nostri. La carta rappresenta quindi lo spargersi del jihadismo tramite questi mezzi mediatici, contro i quali l'Occidente ha trovato qualche misura di eh, risposta se pensiamo, eh, se pensiamo al fatto che eh, i canali jihadisti sui social media vengono chiusi. Ehm, eh, Adesso, soprattutto YouTube, Twitter vengono generalmente, insomma, partecipano alla chiusura e alla censura di questi tipi di video. Che però, nei primi anni, in quegli anni ancora, circolano tantissimo. Oggi, ad esempio, si usa molto di più Telegram perché è più difficile da monitorare. Poi, appena tolto un canale, viene creato un altro, è molto difficile. Anche se poi chi è esperto in realtà utilizza anche questi canali per cercare di infiltrarsi. E carpire informazioni, soprattutto ad esempio sugli equilibri di potere interno di questi gruppi, eh, di questi gruppi terroristi. Il, um, la carta consente di, eh, test di selezionare tre paesi che non hanno cellule, testarli e provare a reclutare in ciascuna di queste eh, cellule. In realtà, le cellule eh, jihadiste non ci sono perché ehm, sono tutte schierate. Tuttavia, anche là dove non si possono mettere le cellule, si può mettere una, un quadro jihadista, cioè un piccolo eh, gruppo di addestratori che servirà poi, forse, ad aumentare, il, il tipo di, ehm, scusate, ad aumentare la presenza jihadista. Di fatto, rappresenta proprio questa: la capacità che lo jihadismo si sviluppi proprio anche grazie a questa ispirazione a distanza, a questi predicatori che tramite internet riescono davvero purtroppo a. Fare presa su chi è più sensibile, come abbiamo detto altre volte, chi magari eh, in situazioni di difficoltà o disagio, di fatto vede in questo la via per la propria emancipazione, per la propria eh, rivincita anche, anche a livello, a livello personale. Ehm, benissimo, allora eh, quali nazioni eh, cerchiamo? Testerei tre nazioni che non sono ancora testate. La prima nazione che Vati a testare, a mio avviso farei il Sudan, testiamo il Sudan, tiriamo, il dado è 1, quindi il Sudan diventa neutrale pur, debole. Piazziamo un, cadre perché, una, un quadro perché non ha, ci sono più eh, cellule eh, jihadiste eh, disponibili il secondo un altro paese dove stiamo è il Mali in Africa dove comunque ci sono attivi vari gruppi jihadisti quindi ci sta assolutamente governance è qua forse non molto storica come cosa per un paese ehm, che in realtà ha dimostrato di avere una situazione di eh, governance davvero difficile eh, ma questo è il gioco ci permette anche di esplorare differenze dalla realtà e poi potrei fare o la Giordania o Vediamo un po' o oh, anche il Marocco o oh, anche il Kenya, Tanzania. Eh, no, facciamo la testiamo. Proviamo a... Ah, no, testiamo il Marocco. Testiamo il Marocco, anche questo debole. E anche qui mettiamo un quadro. La carta viene poi scartata. Arriviamo a questo punto al turno. Americano. Ed è qui che arriviamo al discorso, forse anche un po' più importante che vogliamo fare oggi, e cioè quello della persona che arriva. Se non ha nato qualcuno, abbiamo visto Ariri in Libano, chi è arrivato? Ve l'ho citato l'altra volta: un generale, il generale Petraus. Già Petraus è un personaggio che in quegli anni mh, piano piano guadagna una sempre maggiore rilevanza, perché in realtà ha trovato probabilmente quella che era la chiave. Per provare a sconfiggere il terrorismo in Iraq eh, rivolgendogli contro eh, le sue stesse armi, se volete. Ehm, SuperTraos è stato pubblicato anni fa, nel, poi mi pare nel 2006, sto controllando. No, sì, o oh, nel 2008. Nel 2008 in realtà un libro del giornalista eh, Daniele Rai che è un giornalista di esteri del Foglio molto esperto, ha scritto proprio Il caso Petraeus, il generale che ha cacciato Al-Qaeda dall'Iraq. Un libretto che allora veniva dato assieme al, um, al giornale, um, e a mio avviso non, è, non si trova in venti da altre parti. È un libretto abbastanza agile, sono 150 pagine. Molto rapide da leggere, e che racconta proprio quello che ha fatto questo, questo ufficiale. Um, una delle cose eh, principali che ha fatto e che rappresentano anche eh, la carta che andiamo a giocare. Che è la carta numero 13, Ambar Awakening, il risveglio di Ambar, e che proprio si collega a quello che ha fatto Petreus. È stato sostanzialmente capire. Quello che forse nel 2020 molti in Europa non hanno ancora capito, e cioè che fare di tutta l'erba un fascio, chiamare tutti i musulmani terroristi, non pensare alle differenze che ci possono essere, non pensare che non sia solo una questione religiosa, ecco in realtà è un errore e serve invece. Badare a questa complessità, capire questa complessità, immergersi in questa complessità, perché questa è la chiave per affrontare davvero il terrorismo. E lui non l'ha fatto solo a parole, ma lo ha dimostrato con i fatti, partendo da due aspetti. Uno, insegnando alle sue truppe come porsi nell'ambiente della controinsurrezione, e successivamente, appunto, nello sfruttare queste, queste complessità. Ehm, mi ricollego una cosa detta in precedenza quando abbiamo parlato di al-Zarqawi e degli attentati, anche la carta backlash eh, di questi attentati sempre più feroci di Al-Qaeda in Iraq. Um, del gruppo di al-Zarqawi così feroci che addirittura i leader di Al-Qaeda dicevano a al-Zarqawi smettila perché eh, questa ferocia rischia di rivoltarci contro perché. La gente finirà per odiarci perché non badiamo alle vittime innocenti, perché non badiamo a chi colpiamo, siamo troppo feroci. Se continuiamo così, questa cosa diventerà un problema. Ecco, questa cosa in effetti diventa un problema. Diventa un problema perché parte delle tribù eh, sunnite dell'Ambar, che pure si erano posti al. Al governo iracheno, soprattutto eh, perché escludeva i sunniti da tutto, era troppo eh, spinto verso la parte sciita e anche quella curda eh, della popolazione irachena, ecco che. Um, queste persone, però, non amavano di certo i terroristi come i gruppi come Al-Qaeda in Iraq, tutt'altro, perché ne erano anche loro vittime, perché erano anche loro taglieggiati, perché a volte si sentivano anche loro costretti, perché comunque volevano qualcosa di diverso. Ecco, la strategia di Petraeus e degli strategi in generale di quel momento è capire questo aspetto e capire che la parte sunnita della popolazione non poteva essere esclusa. Ma andava accolta in qualche modo, andava coinvolta nel processo di ricostruzione dell'Iraq. Se dai a queste persone un'idea di futuro, una speranza di un futuro dove contano qualcosa, dove qualcosa possono fare, dove non sono soltanto vittime sacrificali della vendetta altrui, ma diventano protagonisti della ricostruzione del paese, ecco che allora hai trovato la chiave. Per poterli coinvolgere anche nella lotta al terrorismo. E se quella zona, l'Ambar, era il rifugio dei terroristi, perché là tutti erano contro il governo iracheno, tutti erano contro l'azione americana, ecco che se improvvisamente gran parte della popolazione che li vive viene invece coinvolta in un progetto diverso, allora quella non, deve, non sarà più un rifugio sicuro. La lotta fu molto difficile, ma di fatto si basò su questi aspetti. Il risveglio degli Ambar è proprio l'utilizzo di, di un movimento tribale, di fatto di un, delle tribù sunnite della zona che decidono di collaborare con il governo centrale, con gli americani, per contrastare i terroristi di Al-Qaeda. E l'Ambar non, non è più a quel punto una zona di rifugio, ma diventa una zona di caccia ai terroristi, che ovviamente progressivamente Effettivamente verranno indeboliti sempre di più fino al 2010-2011, che sarà forse uno dei momenti di più bassa attività eh, da, parte, da parte loro. E cosa c'entra in questo Petraeus? Petraeus è di fatto quello che promuove questo tipo di azioni e promuove soprattutto questa collaborazione, insegnando ai propri soldati che tutta una serie di tecniche teoriche e poi da mettere in pratica, e che furono effettivamente messe in pratica. Sul come gestire la controinsurrezione, non in semplice termini di tutti loro sono nemici, ma comprendi le differenze, capisci dove puoi arrivare, a chi puoi arrivare, a chi ti puoi rivolgerti e come per ottenere collaborazione. Ci può fare un po' sorridere a noi italiani, eh, perché noi forse istintivamente questo ce l'abbiamo già, e non è un caso che le forze armate italiane siano sempre state considerate le migliori in termini di peacekeeping. Perché noi siamo abituati istintivamente a fare questo. Per gli americani questa cosa era nuova, totalmente nuova, erano completamente non addestrati a un comportamento del genere. E pur tra alti e bassi, questo invece entrerà a far parte del loro addestramento. Non sempre con grande successo, perché poi c'è tutta una serie di elementi che devono funzionare perché funzioni, ma allora in Iraq i presupposti c'erano e infatti funzionò. Ho chiamato questa puntata i 28 comandamenti della counterinsurgency perché quello è proprio un manuale che lo staff di Petraeus scritto proprio da David Kilcullen, l'aiutante di staff del comandante Petraeus eh, secondo quello che mh, ho letto proprio nel libro di Raineri consegnava ai eh, suoi soldati, insegnava ai suoi soldati dagli ultimi ufficiali dagli ultimi ufficiali di livello eh, più inferiore fino a quelli di livello superiore eh, vi leggo soltanto una parte del primo comandamento che è quello che avevo già un po' preannunciato conosci il tuo orticello conosci la gente, l'economia, la storia, la religione e la cultura conosci ogni paese, strada, campo gruppo della popolazione, leader tribale e la mentela antica il tuo compito è è diventare l'esperto mondiale sul tuo distretto. Continua, poi eh, ci sono anche altre indicazioni, ci sono altri 27, oltre a questo, comandamenti, diciamo, indicazioni, ma l'idea è questo. Capisci chi è di fronte? Impara. Capisci quali sono i loro desideri, i loro sogni, i loro problemi? Fai quello che puoi per entrare in contatto con loro, senza aspettarti che qualcun altro te lo dica, ma sii tu a prendere l'iniziativa, perché così ti costruirai una comprensione, dalla comprensione costruirai un dialogo, un dialogo che può diventare anche collaborazione, se riesci a coinvolgere nel tuo progetto e loro capiscono che tu sei lì per collaborare, non solo per importi, sto semplificando un discorso molto complesso, ma è evidente la chiave era quella. In realtà tutti questi comandamenti sono estremamente interessanti, in generale tutta la storia del suo operato è estremamente interessante, con anche qualche fallimento, ma in gran parte la situazione... È riuscita molto, molto bene, e di fatto ha cambiato davvero le carte in tavola in Iraq. 2005-2006 erano ancora anni pesantissimi: pesantissimi in Iraq. Ma dal 2006 in poi le cose inizieranno a migliorare: inizieranno a migliorare proprio anche per questo progressivo sistema mh, che migliorerà le cose. Migliorerà anche perché la stessa struttura dello Stato iracheno tenderà a non escludere più. Eh, i sunniti, ma li includerà, tanto che la struttura dello Stato verrà, avrà delle cose in comune, ad esempio, col Libano: il presidente del, eh, del, dell'Iraq sarà un curdo, il primo ministro sarà un sciita, ma il leader del parlamento sarà sunnito. Divisione dei compiti. Eh, questo toglierà anche mh, diciamo così, la capacità ai terroristi di reclutare nell'ambito sunnita perché i sunniti saranno nuovamente riammessi nel consesso civile, potranno lavorare, potranno riprendere i loro posti di lavoro, avranno una parte dei proventi del petrolio garantiti, cosa che fornirà ricchezza anche alla loro parte del paese che è, come avevo detto in una puntata precedente, quella più povera e così via. La comprensione della complessità porta ad affrontare il terrorismo tagliandogli le radici, tagliandogli le capa la capacità di reclutamento e di radicamento nel territorio. Un tema fondamentale che è stato dimostrato proprio qui e non solo qui, questo è forse il caso più eclatante, quanto fosse importante, è anche stato dimostrato che quando poi questo non viene fatto in realtà i guai eh, continuano. La carta Anbar Awakening di fatto rappresenta questo, quindi il fatto che adesso la provincia di Anbar non è più un, eh, un posto sicuro per i terroristi, tanto che la carta elimina l'evento Anbar e, e mh, permette di piazzare anche un eh, AID, un aiuto in Iraq. E Fa anche aumentare di uno il prestigio. Il prestigio statunitense è ancora bassissimo, ma sicuramente questa è indicare che è la mossa giusta. La carta viene segnalata con il segnalino e dopodiché viene scartata, non viene rimossa in realtà, ma viene scartata. La carta può essere giocata perché ci sono truppe in Iraq o Siria. Perché potrebbe essere giocata anche in Siria, ma in realtà, se fosse la sì, perché comunque si riferisce alla questione. Del Medio Oriente del Levante Come ho detto perché questo gioco permette anche qualche alternativa appunto ehm, Dopodiché passiamo a un'altra carta ehm, statunitense La seconda carta statunitense di questo turno E giochiamo la... Vediamo, vediamo, vediamo Ah... Giochiamo Biometrics. Giochiamo la carta Biometrics perché ci sono due cellule terroriste in Europa, uno in Berux e uno in Francia, e quindi è assolutamente necessario hm, che ci siano qualcosa per impedire eventualmente il loro movimento. La carta Biometrics impedisce: cioè, impedisce o costringe le cellule terroriste che sono in paesi adiacenti, buoni, a tirare comunque il dado per vedere se funziona. E inoltre impedisce di muoversi in zone non adiacenti. Eh, questo è fondamentale per limitare il movimento jihadista che comunque hanno moltissime cellule in gioco e potrebbe essere un problema. Eh, la carta Biometrics che è una carta Lapsing, cioè eh, la giochiamo adesso ma sarà valida per tutto il turno. Quindi la mettiamo nelle carte Lapsing. Um, si riferisce a sostanzialmente l'utilizzo della tecnologia eh, per cercare di uh, impedire il movimento dei terroristi. Um, la carta è la numero 2, eh, il playbook non ci dice molto se non appunto il fatto che si usano eh, tecniche eh, per cercare di ridurre le, le tattiche jihadiste come il falsificare i documenti, ehm, aggirare i controlli eccetera che vengono utilizzate ad esempio per permettere alle cellule jihadiste di viaggiare o agli operativi jihadisti di viaggiare eh, nel mondo in generale ma soprattutto anche verso l'Europa. L'utilizzo eh, in generale, quindi, rappresenta le, sostanzialmente le contromisure. Questo elemento purtroppo è sempre stato uno dei problemi del lavoro di controinsurrezione e antiterrorismo eh, europei, eh, perché in realtà eh, per funzionare bene richiede una fortissima collaborazione da parte dei paesi. Forse qualcuno pensava, ah, vabbè, ma perché arrivano col barcone? Ecco, no, non stiamo riferendosi a questo. Intendiamoci: qualche terrorista con i barconi è arrivato, ma il vero problema è sempre stato, ad esempio, eh, per esempio quando parliamo dei voli aerei che non esisteva un registro europeo dei passeggeri, per cui una persona segnalata per esempio in Francia e in Germania non veniva segnalata in Repubblica Ceca. Quindi qualcuno poteva prendere l'aereo verso Praga, come ho già detto, e poi da Praga farsi in macchina verso Francia e Germania sfruttando il fatto che a Praga nessuno l'avrebbe controllato più di tanto perché il suo nome non era nella lista delle persone pericolose questo aspetto che richiede una forte collaborazione ad esempio da parte dell'intelligence diciamo che non ci siamo giunti davvero neanche adesso eh? anche se le cose iniziano a migliorare da qualche anno però purtroppo allora ancora questo era un miraggio se pensiamo che questo problema c'era ancora nel periodo 2014-2015 non c'era l'ISIS eh, tanto che fu ritirato fuori come problema chiave proprio dopo i famosi attentati al Bataclan in Francia Um, è evidente che eh, è impossibile controllare tutto ed è impossibile impedire a tutti di muoversi è impossibile impedire a tutti di entrare nei vari paesi in qualche modo perché è troppo complesso eh, a volte è perfino impossibile monitorare continuamente perfino singoli terroristi conosciuti o singole persone conosciute eh, tenete presente che Parlando con alcuni esperti di queste cose, um, si dice che per controllare 24 ore su 24 una persona servono qualcosa come 30 agenti. Eh, perché 30? Direte, ma com'è possibile? Beh, innanzitutto perché una persona va seguita. Um, non, ovviamente non può esserci una sola persona a seguirne una, servono persone che ascoltano le comunicazioni, persone che lo servono, persone capaci di essere dislocate in vari punti per poterla seguire se si sposta. Circa una decina di persone di fatto servono per seguire, che diventano 30 se pensate che ovviamente chi deve monitorarli ha bisogno di mangiare dormire, e quindi servono dei turni, e generalmente i turni sono di 8 ore, e quindi servono. Tre turni, e quindi il triplo delle persone, quindi se in media servono circa 10 persone, persona più persona meno, se deve essere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, servono 30 persone. Ora capite bene che, considerando le centinaia, se non migliaia in realtà, di persone che van, sarebbero da attenzionare, seguirle tutte giorno dopo giorno sarebbe, è um, assolutamente impossibile. Per questo si cercano anche di utilizzare altre tecniche, sicuramente. La collaborazione, l'utilizzo anche, pensiamo agli scanner per l'individuazione dell'esplosivo, ehm, le perquisizioni agli aeroporti e anche nei porti e così via, è tutto un elemento fondamentale, è tutto fondamentale, è tutto qualcosa che rende più difficile ai jihadisti spostarsi. Infatti eh, si sono rivelate misure molto utili, non bisogna credere che sia possibile completamente eliminare il problema il turno statunitense è finito tocca nuovamente agli eh, jihadisti per i jihadisti possiamo giocare ancora qualche ehm, qualche carta in particolare giochiamo la carta scusate non Release. il numero ecco la leggo meglio 61 release. Eh, potremmo dire prigionieri rilasciati Sì, in effetti si riferisce a questo al fatto che in alcuni casi, alcuni jihadisti, soprattutto alcune persone magari eh, che non erano ritenute troppo pericolose, di fatto sono state poi anche scarcerate, passati i termini, e in alcuni casi sperando anche che poi non, mh, diciamo non diventassero recidivi. Ma in realtà eh, si è visto poi dal monitoraggio successivo di queste persone che in realtà spesso le cose non sono andate, non sono andate come come, come sperato, questo riguarda soprattutto eh, varie centinaia di ex eh, miliziani che erano stati catturati durante l'operazione Enduring Freedom. Questo ce lo ricorda anche eh, il playbook. Erano poi stati rilasciati, beh, poi sono stati ribeccati successivamente o sono stati uccisi successivamente perché avevano ripreso, eh, ripreso le armi. E non solo, ci sono anche tutta una serie di di altre persone. Questo poi ha fatto sì che a quel punto in generale gli Stati Uniti tendessero a non volere più rilasciare determinati eh, terroristi, ad esempio a non svuotare Guantanamo e così via, anche perché hanno paura che poi queste persone, ad esempio riconsegnate nei paesi di origine perfino in prigione, poi possano scappare, casi di evasioni anche eh, eh, diciamo forse non accidentali, diremmo, eh, ci sono stati. E di fatto in generale, eh, di fatto almeno una certa percentuale di questi tendono a ritornare al terrorismo. Non tutti in realtà, e in realtà da quello che sembra nemmeno la maggior parte. Eh, però è come al solito qual è il rischio che sei disposto a sopportare. Eh, la domanda sostanzialmente è sempre questa. Del resto, deradicalizzare una persona è estremamente difficile. Estremamente difficile perché il radicalismo non è soltanto avere un'idea sbagliata, ma avere un'idea che è così radicata in te stessa. Eh, che è difficile anche convincerti che tutto ciò che hai creduto fino a quel momento e che ti si è innestato così profondamente è sbagliato innanzitutto spesso queste persone per essere deri, deri, deradicalizzate scusate devono essere proprio tolte dal loro ambiente tradizionale dagli altri contatti tradizionali devono essere messi in un ambiente differente e poi comunque c'è un pesantissimo lavoro psicologico da fare molto difficile non c'è una vera metodologia che funzioni più delle altre, davvero dipende da caso a caso e a volte poi fallisce anche, quindi è difficile davvero e poi una volta che magari torna al suo ambiente di origine non è detto che poi di fatto si ritrovi nelle stesse condizioni nello stesso ambiente che l'ha fatto rad radicalizzare la prima volta e che magari ci ricaschi, eh, il tema è molto molto complicato. La carta è una carta 2, non la giochiamo come vento in questo caso, perché eh, gli Stati Uniti... Eh, ma in realtà avevano... No, non hanno fatto eh, un disrupt... Ma no, sì, l'avevano fatto forse, anche non mi ricordo. Comunque in ogni caso lo giochiamo come, come due mm? Lo giochiamo come 2 e proviamo a muovere anche qualche cellula verso la... Somalia, perché la Somalia è un paese che effettivamente, dove la situazione terrorista diventa sempre sempre più difficile. Proviamo a muovere una cellula, ad esempio, dall'Afghanistan, è una cellula scoperta, ah no, non possiamo perché, ottima mossa dell'americano, aveva giocato proprio Biometrix, e quindi assolutamente Ah no, ha verso solo le good, direi, quindi probabilmente si può fare. Um, provo ad andare in Somalia. Sì, 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 Proviamo ad andare in Somalia, quindi provo a spostare una cellula dall'Afghanistan alla Somalia, devo tirare il dado, devo fare 3 o meno, vediamo se riesce. In realtà ho fatto 4 e quindi questa cellula viene beccata e di fatto distrutta. Proviamo a muovere un'altra cellula. Vediamo, vediamo. In realtà sarebbe opportuno dall'asia centrale. Che tra l'altro mi ero scordato di testare perché vedo adesso che c'era una. Una eh, c'era una, una cellula quindi mi ero evidentemente scordato di testarla. Eh, testo, faccio 5 e quindi viene anche, va anche abbastanza bene è fair, cioè equa, eh, neutrale, abbastanza realistico, anche se i paesi dell'Asia centrale non sono proprio stabilissimi politici, politicamente, ma non sono neanche a rischio crollo eh, come altri, per esempio come lo Yemen o altri. Proviamo a muovere a questo punto proprio la cellula nell'Asia centrale verso, sempre verso la Somalia, 5 anche stavolta. E anche questa cellula è eliminata. Beh, diciamo che almeno lo jihadista avrà delle cellule da giocare. Per reclutarlo, scartiamo la carta. Seconda carta jihadista, che peraltro è l'ultima, è la carta Oppio. La carta oppio ehm, permette di eh, se giocata come evento, permette di schierare altre tre cellule in Afghanistan. E potrebbe essere effettivamente valido, a giocarla come evento. Eh, perché, effettivamente, crea un bel problema per l'americano. Eh sì, lo facciamo. Um, la carta oppio eh, di cosa si riferisce? Beh, l'Afghanistan è forse uno degli stati dove c'è la maggiore produzione di oppio al mondo. L'oppio, che ovviamente serve poi per produrre droga, cocaina mi pare, um, o eroina, non mi ricordo. Non sono un esperto, come potete immaginare, quindi onestamente non lo so. Di fatto, però, droghe e droghe pesanti. Ehm. Um, una delle eh, missioni degli statunitensi era anche cercare di togliere questa che era una forte fonte di finanziamento del terrorismo, cercando ad esempio, quando si è instaurato il nuovo governo eh, afgano, cercando ad esempio di finanziare e favorire, dare incentivi ai contadini per produrre altro. Il problema è che l'oppio è estremamente redditizio. Perché ovviamente fa parte del ciclo della droga e quindi molti contadini in realtà appena potevano. Lo eh, ritornavano al, alla produzione di oppio, tanto che in realtà la produzione è perfino aumentata. Qualcuno addirittura ha detto che in realtà gli, i talebani erano contro l'oppio e gli americani erano a favore per proteggere e avevano invaso l'Afghanistan per proteggere il mercato della droga americano, queste onestamente, ve lo dico molto francamente, sono sciocchezze. Anche se sono basati sul fatto che nell'ultimo anno egli, ehm, il, um, una fatua dei talebani l'ultimo anno tra 2000 e 2001. Prima dell'invasione americana, eh, i talebani avevano portato alla distruzione di molte piantagioni di oppio, in seguito a una fatwa che era contro l'uso eh, ehm, di droghe, eh, questa è una delle cose che è scritta proprio chiaramente anche nel Corano. Eh, di fatto, però, in realtà, poi gli stessi talebani sono stati tra i maggiori fautori della riproduzione dell'oppio perché prendevano finanziamento proprio dalla produzione dell'oppio traevano denaro e quindi sostentamento economico proprio dalla produzione dell'oppio e quindi in realtà no, eh, il mito che i talebani sono contro l'oppio e l'America è a favore è un mito e non ha alcuna base reale. Eh, in realtà eh, il problema di base è proprio questo, è difficile cambiare una struttura di un paese, l'economia di un paese quando è così basato sull'illecito. Vale per l'OP in Afghanistan, vale anche per il contrabbando in varie parti eh, del Sahel, quindi delle zone Sahara eh, laddove non c'è altro o dove altro vale molto di meno, la popolazione locale, che comunque in qualche modo deve sopravvivere, preferisce rimanere legato alle, str alle strutture economiche e quindi anche alle forme di finanziamento più redditizie. E questo purtroppo vuole dire un bel problema a livello. Di cosa viene prodotto o cosa viene fatto nel caso di contrabbando, scusatemi, e in generale anche nella lotta a queste, a, a queste cose. E si può proprio dire che di fatto ancora oggi la guerra contro l'oppio è totalmente fallita in Afghanistan. La maggior parte della popolazione è rurale ancora utilizza questa come. Eh, elemento fondamentale e del resto se anche laddove i contadini vogliono cambiare provano a cambiare bisogna sempre vedere se l'attività dei talebani e terroristi nella zona non glielo impedisce perché comunque eh, di fatto poi i talebani taglieggiano anche i, eh, i contadini in alcuni casi sono i contadini stessi talebani comunque fanno parte dei miliziani in alcune stagioni coltivano in altre prendono le armi e combattono quindi eh, la situazione è abbastanza complessa se non appunto per dire che questo è uno dei canali di finanziamento soprattutto in Afghanistan ma come detto può rappresentare in generale tutta quella serie di attività illegali che comunque rimangono come fonte primaria di sostentamento per alcune popolazioni e ovviamente questo poi crea una situazione di illegalità e di problemi socio-economici da cui il terrorismo stesso prende non solo finanziamento ma in realtà anche capacità di reclutamento scartiamo la carta gli Stati Uniti hanno un'unica un carta da giocare. Eh, mh, proviamo a vedere se abbiamo qualche minuto. La carta si chiama Renditions. Eh, Renditions, la carta numero 44. Tratta proprio quelle che vengono chiamate Extraordinary Renditions, cioè il fatto che gli Stati Uniti mandavano spesso gli agenti della CIA a prelevare terroristi in Stati dove in teoria non potevano operare, noi pensiamo al famoso caso di Abu Omar, um, questo uh, sceicco egiziano, di fatto viene catturato in Italia e poi viene di fatto consegnato agli agenti della, della CIA in maniera non molto uh, regolare, secondo quello che è il diritto internazionale, e di fatto questa carta rappresenta proprio la tendenza della CIA a condurre queste operazioni sotto copertura, dove spesso questi terroristi o sospettati terroristi venivano presi anche in barba un po' alle, alle leggi internazionali e portati in, nei, nelle carci israeliane eh, scusatemi, americane come Guantanamo e non solo. Eh, permettono dunque mh, di. Eh, da un lato hanno permesso di ridurre alcuni personaggi legati al terrorismo, eh, diciamo, a renderli inoffensivi. Dall'altro, poi, quando queste cose sono. Eh, Venute a conoscenza dell'opinione pubblica, questo ovviamente ha causato un colpo eh, non banale al prestigio eh, statunitense. La carta si può giocare perché lo statunitense è hard, duro contro il terrorismo, permette di eh, fare disrupt e costringe i jihadisti a scartare una carta ma non l'hanno, blocca anche un'altra carta che però in realtà non, non viene giocata. Eh, la carta renditions permette di fare disruption e i... Um, eh, i eh, L'americano fa disruption in Afghanistan, elimina una cella e ne gira un'altra. La carta viene scartata e il turno finisce. Perché questa era l'ultima carta degli statunitensi. Siamo arrivati alla fine del 2005, inizierà il 2006 e ancora vedremo altri eventi. La storia continua, vedremo che direzione va l'Iraq, che direzione va l'Afghanistan, in generale in che direzione va la guerra al terrorismo. Vedremo anche in questo gioco quali opzioni ci permette di compiere e quindi come esplorare al meglio questa storia, che lo abbiamo visto recentemente non è finita. Vi segnalo per chi è interessato che in questi giorni, oltre alla questione iraniana dell'assassinio dello scienziato iraniano in Iran, da parte molto probabilmente degli israeliani, perfetto della dottrina Dagan, eh, di cui parleremo più avanti. Ehm, anche, è stato pubblicato anche recentemente un Global Index on Terrorism 2020, che racchiude eh, molte informazioni sulla lotta al terrorismo. Eh, è stato analizzato brevemente, ma in maniera molto interessante, dalla trasmissione radio Nessun luogo è lontano di Gian Paolo Musumeci, trasmissione ottima, ve la consiglio qualche giorno fa. Mi pare proprio la trasmissione di. Eh, giovedì 26 se non mi sbaglio cercatela perché è davvero uh, interessante da seguire proprio perché parla di queste cose ci troverete parecchie conferme anche e ovviamente è riferita al 2020 questi ultimi anni quindi troveremo anche alcune particolarità tipiche di questi anni dove viviamo noi e che ancora nel nostro gioco nella nostra narrazione non si sono verificate grazie a tutti per l'attenzione ci sentiamo presto per la prossima puntata e adesso sigla